Eccoli. Alfredo, al 41 bis. Fuori. Alfredo, al 41 bis. Ragazzi, avete la possibilità di parlare su Antenna 3, siamo in diretta. Ragazzi, voi state partecipando quindi a questa manifestazione, a questa giornata. Non volete parlare? Via. La stampa, insomma, potete dirci la vostra, come mai siete qua? Nicola, se mi puoi seguire, noi siamo qui per raccogliere anche le vostre opinioni. Non volete? No. Noi siamo qui per raccogliere anche la vostra opinione. Da dove arrivate? Posso chiedervi questo? Da dove arrivate? Siete qui dal Veneto? Nessuno ovviamente mi parla Lina, non c'è molta disponibilità a parlare, però vedi adesso la manifestazione è un po' più diffusa di quella che sembrava. Nicola, possiamo... Non ne vogliamo più! Colpo su colpo, le tireremo giù! Ecco ragazzi, non volete. Devi levare. Perché ragazzi, Nicola, perché? No, ragazzi, perché non parlate con noi? Noi siamo qui a raccogliere. Andate via. Noi siamo in. Noi non stiamo provocando. Se qualcuno ti dice non vuole parlare, tu insisti, stai provocando. Ma scusa, state urlando, state manifestando anche voi. Siamo in luogo pubblico come voi. Dai, ma levati, via. Perché abbiamo rotto il cazzo, scusa? No, stiamo facendo il nostro lavoro anche noi. No. Perché fuori dal cazzo? Andate, sai che non capite, andatevene, non vi vogliamo, con voi non parliamo, andatevene, via. È un luogo pubblico questo. È per noi e per voi. Certo. Che li stai a provocare? Ma basta, che abbiamo già abbastanza problemi in città, no? Venite pure voi a rompere i coglioni. Lo vedete, 40 persone contro un esercito, ma dai. Quindi lei dice è sproporzionato. Noi stiamo raccontando, è sproporzionato, lei dice. Ma che scherzi? Ma quando mai sei vista una roba del genere? Ma quando mai? Ci sono troppi uomini della polizia e... Questo è un modo per creare tensione, punto. Ecco, proviamo a passare, Nicola. Due ordigni, uno esploso e l'altro no. Ecco qua, insomma, ci stanno un po' bloccando, non volete farci passare, abbiamo capito questo, insomma, non volete farci passare. Quindi ecco, non vogliono farci passare, prendiamo atto, però insomma questa è una pubblica via, insomma, va bene. Noi, come vedi, qua sta comparendo un altro manifesto, ecco. Adesso sta succedendo qualcosa, Lina, si stanno avvicinando verso il varco da quell'altra parte, dall'altra parte della calle. Ecco, stanno ritornando verso questa parte, stanno ritornando quindi sul luogo di prima, evidentemente hanno capito che non si riesce a passare da quella parte, anche quella parte, da quella parte si può raggiungere Campo Santa Margherita.